Sarà un sindaco che sicuramente non sarà come gli altri sindaci, in quanto ha un controllo della situazione del piano comunale, sia del DURP, del documento unico di programmazione che il commissario ha stilato, che io ho letto con attenzione. Posso dire questo, che è un documento che non rispecchia quella che era la realtà sammalitana, quindi lavoreremo per cercare di riportare alla normalità questo documento. Poi dopodiché penseremo a dare le priorità ai vari settori del comune. Posso dirvi questo, noi ci impegneremo come Loro d'Italia a fare questo sostanzialmente per dare vita a una città che è totalmente morta. Gli elettori ci devono preferire per un semplice fatto, che siamo una forza nuova che si presenta per la prima volta alla città, a differenza di altre forze, ha un programma amministrativo che già ci sta venendo copiato un po' alla volta non so se avete notato il programma che ha il candidato Pappadia, il copia e incolla del nostro programma. Quindi posso dire questo, è stata già una novità avere un movimento che è un movimento amministrativo, come ho sempre detto, non è un movimento politico, cioè ha l'abbattimento delle ideologie per far sì che si lavori solo sull'amministrazione della città, punto carente della nostra città. Quindi avere una città abbandonata e avere tanti problemi bisogna risolvere in qualche modo. Il piano amministrativo è il piano che serve per far risolvere i problemi. Una pessima amministrazione che ha dato un'immagine nazionale della città molto grave. A me dispiace molto perché sono in giro per lavoro e ogni volta che io nomino Santa Maria Capovetere, o che siamo al convegno della Confcommercio, quando nomino Santa Maria Capovetere mi dicono Santa Maria Capovetere è una città mafiosa. Quindi portiamo questo fardello all'esterno della città, lo portiamo addosso. Devo lavorare, mi devo impegnare per dare un marchio alla città, una nuova veste alla città e far sì di farla ripartire, perché come in questo momento la nostra città è in una fase di declino totale, quindi dobbiamo stare attenti, non possiamo più scherzare, non si può più amministrare la città come si è amministrata per 20 anni, bisogna ridare l'onestà e la tranquillità di andare avanti un'amministrazione seria. La priorità assoluta per Santa Maria Capovetere, beh, vedi, sono due priorità che hanno motivo proprio di essere esaminati anche alla svelta. Una sono le due attività principali che ha la città, che i nostri candidati sindaci non se ne rendono conto, i miei concorrenti non se ne rendono conto. Quindi la prima è il tribunale di Santa Maria Capovetere che va difeso a qualunque costo con tutte le sue attività e gli uffici connessi, quindi bisogna lavorare per risistemare questa storia del tribunale. Seconda parte importante della città che nessuno considera è la parte agricola, agraria. La città ha circa 100 aziende agricole, 120 aziende ancora censite perché non riusciamo ancora a capire bene, non avendo l'assessorato all'agricoltura non possiamo determinare quante aziende abbiamo in città. Quindi posso dire che dovrebbero essere intorno, dalla mia stima, orientativi intorno alle 100 attività. Posso dire questo, che hanno una mole di lavoro. Sono attività che sono tutte in attivo a differenza di altre attività e che necessitano un supporto, un assessorato all'agricoltura. Quindi il mio impegno è mettere l'assessorato all'agricoltura per gli agricoltori. La nostra proposta per i giovani è molto semplice, per tutti i giovani di Santa Maria Capovetere che aprono per la prima volta un'attività nella città, hanno l'abolizione totale di tutte le tasse comunali per 2 anni. Per far partire le proprie attività. Per quanto concerne i proprietari dei locali commerciali che affitteranno a questi giovani come primo insediamento, non pagheranno l'IMU per la durata lo stesso dei 2 anni, quindi mettendo sia i giovani ad un prezzo giusto come affitti dei locali e sia i giovani stessi per darsi una mossa per poter produrre di più e fare di più. Io ho pensato di dividere, diciamo, di Santa Maria Capovetere, di preferenziare il corso, tutta la, diciamo così, dalla villa comunale fino ad arrivare a Sant'Andrea, all'abbattimento dell'IMU sui locali commerciali e su via Gramsci, ex via Vittorio Emanuele, l'abolizione dell'IMU sui locali commerciali che si trovano in via Gramsci, cioè per rimettere in moto la città come un tempo. È l'impresa ardua, ma noi lo faremo. Quindi, e poi delle spese di 14-15 mila euro che non ancora capisco dove sono andate a finire, con quali sono come sono state divise e a chi date. Quindi bisogna prima di tutto fare un censimento
patrimoniale della città, cioè capire i beni patrimoniali della città quali sono, che al momento non c'è un ufficio patrimoniale efficiente, quindi non sappiamo quanti beni ha la città, quanti palazzi ha la città e quante strutture può prendere la città. Abbiamo tutti i valori che sono così di stima orientativa, non riusciamo a sapere se sono 100 appartamenti, 150 appartamenti, sono 10 mogi di terra, quindi non abbiamo una certezza. Quindi il primo mio intervento è far funzionare l'ufficio patrimoniale, di modo che possiamo sbloccare le varie sedi per le associazioni, per gli scout, per le altre associazioni che stanno sul territorio. Quindi dobbiamo stare attenti e capire bene come è formato questo ufficio. Ma guardi, sicuramente ci sarà un'assegnazione equa e giusta, non solo equa, perché dire equa è poco, noi ci dobbiamo mettere anche la parola giusta vicino, perché si valuterà caso per caso dove sarà possibile intervenire, si interviene, se c'è una legge verrà tranquillamente applicata, non chiudere gli occhi mai, poi vedremo un po' alla volta di sistemare un po' le cose. Le posso dire questo, che il Comune ha anche il patto di stabilità, quindi c'è una legge che blocca i finanziamenti comunali, quindi quando arriva una certa somma non puoi prendere i soldi perché c'è questo maledetto patto di stabilità, quindi vedremo un po' in riferimento al patto di stabilità quanti soldi possiamo sbloccare per poter mettere in moto la macchina. E certamente ci sarà interessamento, e non poco, perché la STU sarebbe la società di trasformazione urbana che con capitale 51% a proprietà comunale, 49% a proprietà privata, è stata già costituita ed è anche pignorata, a me quanto mi risulta, con dei procedimenti in corso penale, quindi bisogna capire effettivamente dei procedimenti giudiziari, ma non so effettivamente le carte come stanno, ma so di certo che ci sono dei pignoramenti in atto sulle quote. E poi c'era una suddivisione, un certo imprenditore Tartarone, area Paolo Romano, mi ricordo bene, praticamente ha avuto una concessione del 49% per 99 anni, spendendo 2.000 euro al mese per 99 anni, quindi un favore enorme fatto a questo imprenditore per poter gestire questa cosa che poi è morta, non si capisce il perché. Andremo a risolvere il problema, spero di risolverlo quanto prima. Ma questa è una domanda molto complessa, in quanto il Comune già ha attivato un piano di videosorveglianza per la città che non funziona, non si capisce chi è la società che lo gestisce e che condizioni siano le telecamere in città. Io posso dire questo, che noi rafforzeremo subito i presidi di sicurezza mettendo dei vigili nei vari quartieri di Santa Maria Capua Vetere a presiedere, anche se è il caso, i monumenti, perché l'ultimo scempio di Piazza Mazzini, con quella rottura del leone che si trova in Piazza Mazzini, lo scempio più grave che si sia potuto fare senza che nessuno ne parli. Quindi cerchiamo un po' di rimettere in sesto quella che è l'arte e la cultura a Santa Maria Capua Vetere mediante installazione di telecamere, ma che funzioni realmente in collaborazione con le forze dell'ordine, con la polizia, con i carabinieri e con i vigili urbani. Con tolleranza zero, però. Tolleranza zero, non tolleranza. Tolleranza zero, non ci deve essere tolleranza. Chi sbaglia paga in questa città. Paga! Beh, vedi direttore, noi faremo delle cose che gli altri non hanno fatto. Noi faremo la prima cosa gli orti urbani, cioè daremo la possibilità agli anziani di coltivare un orto con un contrattino molto semplice, incomodato, del comune alla persona, all'anziano che lo vorrà fare e che gli piacerà farlo. Quindi divideremo dei terreni in piccoli orticelli che daremo loro la possibilità di coltivarli e di creare quell'agricoltura bio che serve in città per, diciamo così, diversificare, per mantenere gli anziani in una condizione di dignità e di movimentazione, di fare un qualche cosa che fa bene a loro stessi, alla natura e alla città. Quindi faremo questo come nostro primo intervento. Secondo intervento, poi vedremo un pochettino di dare la possibilità al nonno civico per le scuole di essere presenti magari in strutture del comune stesso per certificati, in zone distaccate del comune, che faremo dei presidi del comune stesso per certificati, per carte, documenti, possono essere di grande aiuto per la futura nostra amministrazione. Carissimi elettori e cittadini di Santa Maria Capua Vetere,
Noi siamo un nuovo movimento che è nato nella città e che è giusto che l'antica Capua avesse un movimento politico fondato a Santa Maria Capua Vetere. Ci siamo presentati a voi con l'onestà che ci contraddistingue soprattutto e per dire basta, basta ai soprusi, basta alle tasse, basta, basta. Il 5 giugno votate i leoni d'Italia, datevi una mossa e quando andate a votare soprattutto pensate, quando siete nella cabina, sarete nella cabina, pensate dove mettete la croce, non siate frettolosi come sempre.